di azioni che, tra virgolette, molte virgolette, sono semplici. Ci sono alcune azioni invece che sono più complicate, perché richiederanno evidentemente nei prossimi anni interventi finanziari importanti. Quindi con il senatore Bagnai, io, se mi permetti, comincerei a chiederti una cosa che è importante, cioè come è nato e quali sono le caratteristiche degli strumenti che l'Europa ha messo in piedi subito dopo l'emergenza Covid, perché questo ci serve a capire a che punto siamo oggi e poi a fare anche un discorso di prospettiva per i prossimi anni. Sì, grazie per l'invito, grazie per questa opportunità di confronto e di chiarimento su quello che possiamo aspettarci come prospettive sia a livello di territorio che naturalmente a livello nazionale. Allora, io distinguerei il discorso però in due, come è anche stato fatto nell'introduzione da Tiziano, cioè quello che noi sappiamo che si deve fare qui nella Marsica, ma anche negli altri territori dove la Lega amministra e più in generale nel paese, perché un'infrastruttura come il raddoppio della Roma-Pescara non ha una rilevanza solo locale, certo è molto importante a livello locale naturalmente, ma vi rendete conto che è un'infrastruttura che ha un'importanza a livello proprio di sistema paese e se vogliamo anche un'importanza di livello europeo, perché corrisponde al completamento di alcuni corridoi infrastrutturali che insomma quelli di voi più appassionati a questi temi sicuramente conoscono. Le cose da fare ci sono. Devo dire che nella filosofia politica della Lega riteniamo, magari sbagliando insomma, che è chi vive in un territorio che sappia cosa c'è da fare in quel territorio senza bisogno di aspettare troppo che glielo dica uno da Bruxelles o poi da Berlino fondamentalmente. Pensiamo di essere in grado. Con questo non è che voglio necessariamente dire prima i marsicani, però insomma anche sì, visto che siamo ad Avezzano, se fossimo da un'altra parte non lo direi, ma non perché avrei bisogno di compiacere un'altra popolazione, ma perché se da un'altra parte vivono delle altre persone, sanno loro che cosa succede, che cosa è successo, che cosa dovrebbe succedere, che cosa c'è da fare a casa loro. Questo naturalmente richiede però questa visione che privilegia, che tutela, che esalta, che favorisce, che utilizza le autonomie, nel senso per esempio della conoscenza del territorio che hanno le persone che ci vivono, richiede anche un coordinamento. Un coordinamento perché altrimenti, diciamo così, come in ogni organismo pluricellulare, insomma, ci deve essere qualche meccanismo di coordinamento. E questo meccanismo la Lega lo garantisce non solo in termini istituzionali ma direi anche in termini politici, in qualche modo per esempio la creazione dei dipartimenti che personalmente ho molto desiderato, molto incoraggiato, è proprio un modo per tenere il centro vicino alla periferia. Ad esempio nel Dipartimento di Economia noi ci attiveremo, altri dipartimenti lo hanno già fatto, ma come vi immaginate l'emergenza Covid non ha reso facile riunirsi, noi prevediamo riunioni regolari con i rappresentanti dei territori, quindi con i nostri assessori al bilancio, i nostri presidenti di commissione bilancio a livello regionale, i nostri capogruppo in commissione bilancio, dove siamo all'opposizione, per avere una interlocuzione sistematica su quali sono le tematiche dei territori, su quali sono gli andamenti delle finanze pubbliche regionali e locali, su quali sono le prospettive di sviluppo e come possiamo da Roma cercare di aiutarli. Tenendo presente che naturalmente siamo in una fase un po' strana, questo lo vedete tutti, nel senso che il consenso per l'orientamento diciamo conservatore, ma diciamolo pure per la Lega, per Matteo Salvini, cresce. Viene raccontata una storia diversa che non è nei numeri, perché avete visto che diciamo, abbiamo dopo l'ultima tornata elettorale quasi 30 consiglieri
regionali in più, abbiamo strappato alla sinistra una regione a voi confinante, insomma, e quindi a voi nota, che sono le Marche, dove c'era un predominio incontrastato che durava da anni. Tuttavia è un dato di fatto che noi a Roma non siamo al governo, abbiamo un premier che prima stava con una maggioranza, adesso sta con un'altra, e nella nuova maggioranza non ci siamo noi, quindi, come sapete, e quindi dobbiamo imparare a convivere, a gestire e a trarre il massimo beneficio possibile per i cittadini da questa situazione strana, che è una situazione in cui a Roma siamo all'opposizione e sui territori siamo sempre di più al governo. E quindi naturalmente questo ha motivato, come sapete, ancora di più Matteo Salvini a spingere su una strada che era già stata intrapresa a giugno e che in realtà avrebbe dovuto essere intrapresa a febbraio, che era quella di creare questa rete di dipartimenti come strutture di coordinamento tematico. Quindi, per esempio, su tutti i temi che sono stati evocati, per esempio il tema dell'ambiente con il procuratore responsabile nazionale, l'onorevole Gava, su altri temi, non so, tema energia, il senatore Arrigoni, insomma, e spingere su questa strada con sempre un maggior coinvolgimento delle amministrazioni locali. Allora, cosa fare? Chi sceglie cosa fare? Chi coordina? Poi c'è il famoso tema del chi paga. Allora, che è il tema abbastanza importante, oggettivamente, il tema del chi paga. Io devo darvi una notizia che è, diciamo, al tempo stesso buona e cattiva, nel senso che se ci aspettiamo che le cose accadano come vengono raccontate dai telegiornali, con tutto il rispetto per chi fa quel lavoro e dice quello che deve dire, in un italiano, insomma, più o meno corretto a seconda delle circostanze, forse perdiamo di vista alcuni punti fondamentali. Cioè, quello che voglio dirvi è che, nonostante l'attenzione, lo spirito costruttivo, non distruttivo, propositivo che noi metteremo nel seguire tutta la annosa vicenda dei cosiddetti fondi europei, la nuda realtà dei fatti ad ora è che, anche se si tende a non raccontarlo in questo modo da parte dei telegiornali, della grande stampa, che, attenzione, non so se ci avete fatto caso, non sono esattamente amici nostri e di Matteo Salvini, sono piuttosto, direi, non direi avversari, ma proprio nemici nostri di Matteo Salvini, nemici nel senso che ci vorrebbero annientare. L'altro giorno un noto commentatore, autorevolissimo commentatore, parlava di eliminare alcune voci della Lega, insomma, con un linguaggio, diciamo, un po' da VR, ma forse in gioventù c'era stata anche una contiguità, non lo so, non conosco le storie di tutti i grandi protagonisti di questo meraviglioso zoo che è, diciamo, la politica romana. E allora, siccome queste persone non sono esattamente nostre amiche, forse dovremmo stare un po' più attenti quando ci raccontano come va il mondo. Allora, io intanto vi racconto come non va e poi ragioniamo su come mandare avanti il nostro paese e il territorio. Allora, il mondo non va nel modo seguente. Non c'è, lo dico tre volte perché purtroppo loro dicono 3.000 volte il contrario, io dico tre volte non c'è in Europa uno scrigno con 700 miliardi di cui 200 vengono dati al nostro paese. Non è così, questi soldi non ci sono. Di che cosa si parla quando si parla di risorse europee? Si parla di prestiti che ci verranno fatti. E fino a qui va tutto bene, perché se in un momento particolare di difficoltà, di necessità di creare infrastrutture importanti per lo sviluppo di un territorio, per lo sviluppo di un paese, si effettuano degli investimenti, qualsiasi impresa si rivolge a qualcuno, per esempio a una banca, prende soldi in prestito, fa quello che deve fare, cresce, ottiene i frutti di questo investimento e rimborsa il prestito. E, diciamo, va bene così. Qual è l'aspetto che la Lega ha sempre visto in modo un po' critico? All'inizio, naturalmente, con grande scherno, con grande, direi quasi, indignazione da parte dei giornali, perché, insomma, parliamoci chiaro, io voglio essere molto
molto franco e sereno con voi. L'Europa è un progetto politico, ma ormai è diventata per qualcuno una religione, e dire che uno ha un dubbio su, a parte il fatto che dal dubbio poi può anche nascere la fede, ma non deve essere considerato necessariamente come una bestemmia. Esempio, quando noi dicevamo che i cosiddetti contributi a fondo perduto che sarebbero arrivati dall'Europa in realtà non erano a fondo perduto perché avremmo dovuto restituirli, si parlava di 40 miliardi, poi sono scesi, poi sono risaliti, ma stiamo parlando di cose che non ci sono, eventualmente ci saranno in futuro, venivamo visti come dei delinquenti, degli spregevoli farabutti che speculavano sulle disgrazie per sostenere. Adesso tutti i giornali lo dicono, cioè l'ultimo se ne è accorto oggi, non so se l'ultimo è stato il Sole 24 Ore. Questi soldi non ci sono, verranno raccolti e una volta che saranno stati raccolti sui mercati non ci verranno regalati, ma ci verranno prestati a delle condizioni economiche che non conosciamo, ma a delle condizioni politiche che conosciamo. Cosa voglio dire quando dico che non conosciamo le condizioni economiche? Vuol dire che i tassi di interesse ai quali questi soldi ci verranno prestati sono ancora ignoti, sappiamo che cosa vorrà come commissione per prestarceli l'intermediario che è la Commissione Europea. Perché vedete, rispetto alla normale attività di finanziamento di uno Stato che si rivolge al mercato e colloca dei titoli, qui noi mettiamo un anello in più, che è la Commissione Europea. È la Commissione Europea che si rivolge al mercato, colloca dei suoi titoli, e poi il ricavato lo presta a noi, quindi non siamo noi direttamente i debitori di chi ci mette i soldi, che poi è il mercato, siamo per interposta Europa, e questo crea il problema politico, perché naturalmente a questo punto la Commissione Europea, l'Unione Europea, che cosa ci raccontano? Ci raccontano, beh, sono soldi nostri, li abbiamo raccolti noi, ve li prestiamo e adesso fate come diciamo noi. La cosa avrebbe anche un senso se non fosse che però noi stiamo constatando che ovunque dall'inizio della crisi l'Italia non ha mai avuto un singolo momento di stress finanziario, cioè non è mai successo che alle aste dei titoli pubblici il mercato non volesse i BTP, non volesse i BOT, non volesse gli altri titoli offerti dall'Italia. Quindi i normali canali di finanziamento funzionano. Allora qui io non so quante ore ho... Ho trans. Allora io qui vi vorrei fare un ragionamento molto semplice, anche per contestualizzare una... non direi polemica, perché io sono, diciamo, talmente ininfluente che sicuramente il governatore della Banca d'Italia Visco non vorrà replicare all'osservazione che gli ho fatto, e quindi non nascerà una polemica. Chiamiamolo il botta e risposta fra il governatore Visco, che si è espresso dal palco del prestigiosissimo Festival dell'Economia di Trento, quello che, come sapete, in tipo 10 anni si è ben guardato dall'invitare l'unico economista che abbia venduto 20.000 copie di un libro in Italia, ma insomma questi sono problemi loro, non miei. E il prestigiosissimo e ideologicamente neutrale Festival del PD, scusate, dell'Economia di Trento, da lì lui ha raccontato che il MES è una cosa importante, bisogna ricorrere, insomma, fondi europei. Allora, la domanda che io faccio è questa: voi avete un vicino in casa che frequentate, vi sta anche simpatico, una persona per bene, un giorno vi racconta di avere una difficoltà oggettiva, non so, ha perso il portafoglio e ha bisogno di 100 euro. Adesso facciamo due scenari. Scenario numero uno: voi non sapete niente, gli prestate 100 euro. Scenario numero due: se voi sapete che la banca gli ha chiuso il conto, cioè che ha perso l'accesso al mercato, e che lui si è rivolto a un usuraio, cioè che ha preso i fondi del MES, gli dà 100 euro? Un po' di meno, giusto? Questo è il famoso effetto stigma. Cioè, adesso vi ho spiegato, se leggete le cose che dice autorevolmente, prestigiosamente, in pompa magna il nostro governatore, che è il signore Provozzelli, ecco, quando parla di effetto stigma si parla di questo, cioè alcune delle proposte europee, tipicamente il MES, sono state concepite a suo tempo per persone che avevano perso l'accesso al mercato,
cioè tecnicamente per persone in cui era stato chiuso il conto in banca e dovevano rivolgersi agli usurai. È chiaro che a quel punto il mercato, se sa che tu vuoi quel tipo di finanziamento, pensa che sei, come si dice tecnicamente in manuale di finanza, alla canna del gas e quindi ti tira sullo spread, cioè vuole che tu lo paghi di più perché naturalmente pensa che tu rischi di non restituirgli i soldi. Questo è il primo punto. Sul punto degli altri strumenti, il famoso recovery, i soldi, diciamo, del domani non c'è certezza. L'unica certezza che abbiamo, e noi l'abbiamo detto fin da marzo, non perché siamo dei menagrami, ma perché lavoriamo in stretta, quotidiana, costante, anche in questo momento, apro e ho i messaggi da Bruxelles, connessione con i nostri colleghi di Bruxelles, l'unica cosa certa è che dal 1 gennaio, oltre alla plastic tax che era prevista, quella sui cosiddetti maxi, cioè i manufatti a singolo uso, no? Quindi che ne so, bicchieri di carta, piatti di carta, parte anche la plastic tax europea sugli imballaggi di plastica non riciclabili, perché? Perché questi già si stanno portando avanti e già ci fanno pagare, prima ancora di averceli dati, i cosiddetti soldi a fondo perduto. Ora, non è che sono venuto qua per fare una doccia gelata al povero Tiziano che dice adesso come faccio, dove trovo i soldi per fare tutto quello che ho fatto. Intanto, diciamo, la doccia gelata già c'era, lo sapevo, insomma, ho anche trovato una giacca invernale adeguata alla, diciamo, fredda realtà dei numeri e anche al fresco che ci rende caro l'Abruzzo, la Mazzica. Sai che quando sei a Roma, diciamo a giugno, pensi ma sarebbe bello che ci fosse un treno veloce che mi portasse ad Avezzano, perché magari uno di quei, quanti è che sono, 3600 appartamenti sfitti, magari potrei pensare di venire a stare qui. Allora, vi dicevo che c'è un problema politico. Perché ci dicono che ci prestano i soldi? Perché vogliono che facciamo quello che vogliono loro. Allora, cosa vogliono loro? Vogliono il green. Cos'è il green? Il green è la riconversione dell'automotive tedesco all'elettrico ed è il decommissioning, cioè lo smantellamento delle centrali nucleari francesi. Fatto coi soldi di chi? Coi soldi nostri. È bellissimo, è tutto bellissimo. Naturalmente questo è, diciamo, il piano e naturalmente noi dobbiamo ragionare con queste persone e cercare di ritagliare un ruolo per il nostro paese, un ruolo di indirizzo, un ruolo anche di, come dire, nella misura del possibile, gestione di questi flussi finanziari. Posto che comunque questi flussi finanziari probabilmente si attiveranno, è chiaro che noi dobbiamo cercare di esercitare un'azione politica perché vengano sfruttati nel modo migliore per il paese e per i territori, se arriveranno. Qui purtroppo c'è una notazione, scusate, non vengo a fare la campagna elettorale che tanto, diciamo, è finita, però è oggettivo che da persone totalmente appiattite sulla religione europea, da persone credenti, diciamo, credenti e praticanti, difficile vedere, diciamo, cioè il senso che magari l'Italia potrebbe avere degli interessi che in questo momento non sono quelli di altri paesi, quasi viene vissuto quasi con vergogna dal PD, cioè quasi se ne vergognano. Ma faccio un esempio banale, ma se noi andiamo a diciamo, se la Germania vuole riconvertirsi, vuole abbandonare il diesel, vabbè, io per non sbagliare ho comprato un diesel un anno fa. Si chiama Fiat, forse, diciamo, il marchio italiano, da dove vengono i pezzi non lo so, però qualche pezzo dall'Italia viene. Non so se per esempio il nostro governo sta facendo riflessioni del tipo che succede all'indotto italiano dell'automotive se quelli cambiano completamente direzione, noi come sosteniamo le nostre aziende? E guardate che l'indotto dell'automotive tedesco arriva addirittura a sud di Avezzano, perché mi fanno, mi pare, a San Salvo, a Padre, la Pilkington fanno i vetri per la Opel.
Allora, noi cerchiamo di ragionare a quel livello lì, naturalmente qualsiasi tentativo si faccia di ragionare a quel livello lì viene strumentalizzato, perché se tu esprimi un voto di astensione, ah, sei cattivo, sei contro la pioggia di miliardi, vabbè, la pioggia di miliardi non... Ho cercato di spiegarvi come funziona, sono miliardi che dovranno essere presi dal mercato, apro e chiudo una parentesi per dire che qui sul territorio non lo so, ma a Roma un problema ci sarà, perché se veramente bisogna prendere in prestito dai mercati, se l'Europa prende in prestito 700 miliardi dal mercato, chiaramente poi restano 700 miliardi di meno per essere presi in prestito dagli stati, non so se riesco a farmi capire, quindi c'è già chi dice ma allora il denaro costerà di più per i governi nazionali visto che si mette in mezzo l'Europa, quindi insomma la situazione è molto complessa. Con questo non voglio però indurre un pessimismo, intanto guardate il lato positivo, già vi ho detto che il governo è liquido e quindi se vorrà potrà finanziare i suoi programmi infrastrutturali. Poi ho detto che alcuni programmi infrastrutturali apparentemente rientrano nelle priorità europee, quindi noi che cosa stiamo facendo adesso come Dipartimento Economia della Lega, per esempio? Questa settimana ci eravamo dati due compiti, uno diciamo dovevo farlo io e un altro si era offerto di farlo, lo stava facendo l'onorevole Garavaglia, quindi uno al Senato e uno alla Camera. Il compito che ho fatto io è stato il triste inventario di quando scadranno le misure che il governo ha proposto per fronteggiare l'emergenza economica del Covid. Per esempio, tanto per dire una banalità, il 15 ottobre partono 9 milioni di cartelle. Non so se siete al corrente di questa... Cioè, adesso non mi vorrete più alla Pezzano, mi sto dando solo un punto di vista. Mi sto dicendo che Babbo Natale non esiste e 9 milioni di cartelle sì. Però scusatemi, io, scusate, anche sul metodo, no? A voi fa piacere essere presi in giro o fa piacere avere, diciamo, i problemi di fronte e poi se ne parla anche con gli avversari politici? Gli avversari politici hanno 7 televisioni e 1000 giornali dai quali vi prendono in giro. E questo è chiaro che non va bene e mette ovviamente chi dice una parola di verità, mette due numeri in fila, sempre nella triste... figura di fare il grillo parlante, il pierino e anche un po' il menagrammo, che non è esattamente il massimo, infatti vedo che Tiziano si sta rabbuiando, ma adesso poi termineremo su note più positive, è chiaro. Però insomma, se la situazione è questa, non ce la dobbiamo nascondere. Che cosa stiamo facendo di costruttivo? E costruttivo in particolare se ne sta occupando Massimo Garavaglia. Stiamo prendendo tutti gli emendamenti che il governo ci ha fracassato a prescindere nei precedenti decreti, e mi riferisco in particolare agli ultimi, cioè Cura Italia, liquidità e rilancio, che se vi ricordate furono marzo, aprile e maggio, d'accordo? E li stiamo classificando secondo le linee guida che sono tuttora in discussione, vengono incardinate domani in Senato, sono le linee guida per l'utilizzo dei fondi europei in quello che si chiama il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, d'accordo? Ci è arrivato da parte del governo un compitino molto bello che è il compitino della quinta elementare, cioè che cosa vuoi? Voglio un mondo più pulito, voglio la pace nel mondo, tutte queste cose qua, voglio una cosa digital, voglio una cosa green, sì, ma in concreto che vuoi? Non si sa. E allora noi ci mettiamo alla concretezza delle proposte della Lega, perché comunque se è un bluff lo andiamo a vedere, se non è un bluff mettiamo dei contenuti. Vi faccio degli esempi banali del perché c'è bisogno della Lega e della sua concretezza in questo momento. Fatti, parlando, raccolti, quello che parla qui non è, diciamo, Bagnai che viene a fare, diciamo, una visita a un paese che ama, una città che ama, paese nel senso di complesso della Marsica, no? È una città che ama e con cui ha pure dei legami familiari remoti. No, è l'elaborazione che facciamo politicamente. Scusate, ma a voi vi sembra normale
che questi qua, che sono talmente green che ci hanno infestato le città di monopattini elettrici, tali per cui noi dovremmo andare tutti a 30 all'ora con la possibilità per i netturbini di farci le multe e autovelox ovunque, perché questo è green. Poi sono contro infrastrutture, tipicamente quelle ferroviarie, che non riescono a realizzare, o anche quelle autostradali come la Gronda di Genova, che comunque diverte il traffico, perché si dice bypassa, ma io scusate, utilizzo un termine un po' più latino, da un centro abitato e quindi intrinsecamente contribuisce alla qualità dell'aria, no? Quindi che volete? Se volete il verde, dovete voler pure... altro esempio, tema, l'Ilva. L'Ilva non va bene, inquina, sì, non inquina l'Ilva, inquinano i campi minerali, sapete tutto. Quindi che facciamo? La vogliamo tutta coltivata a cozze pelose, va bene. Oppure, oppure la riconvertiamo, per esempio, all'idrogeno. Sull'idrogeno in altri paesi si sta facendo un ragionamento. E allora per un po' ci vuole il gas. Vabbè, c'era la TAP, ma la TAP no. Cioè, scusate, qua bisogna pure capire se l'ambiente lo vuoi e devi... Cioè, in altre parole, volere l'ambiente non significa volere, diciamo così, un popolo di nomadi e di pezzenti che non possiedono più un'automobile, una casa, significa volere anche delle infrastrutture. E tu non puoi avere una mentalità anti-industriale, anti-infrastrutture e poi venirmi a cantare la canzoncina del green perché così almeno c'è ancora qualche fesso che ti viene appresso e ti dà il voto. Sempre di meno. Adesso infatti noi li chiamiamo il Movimento 5% grazie al collega Augussori, però il tema è, scusate se torno su una cosa che vi ho detto all'inizio, che qui, diciamo, sui territori comandiamo sempre più noi. A Roma un terzo del Parlamento è ancora di questa roba qui, e quindi comprendete le oggettive difficoltà che abbiamo nel gestire dei percorsi parlamentari. Però con molta calma, con molta serenità, con proposte concrete, andremo da queste persone che regolarmente poi ci ripropongono delle cose che ci hanno bocciato al giro precedente. Ora vedete, nel fare questa amena lista mi sono reso conto che, per esempio, il rinnovo dei contratti a tempo determinato senza causali che scade il 31 dicembre era una richiesta che abbiamo fatto noi, ci hanno bocciato 67.000 volte, tranne poi alla fine proposta nel decreto agosto, per dirvene una. Cioè, alla fine, diciamo così, insistendo, il buon senso si riesce a imporre. Allora, questo era per darvi un po' il quadro generale nel quale ci muoviamo. Il quadro generale è questo. I soldi ci sono, d'accordo? Quello che però, secondo me, manca è la volontà politica di fare un discorso razionale sulle infrastrutture e sul loro ruolo per la gestione dei territori in particolare. E temo che questa sia la battaglia da compiere. Non ci facciamo eccessive illusioni sull'Europa che non fa regali, ma che viene a offrire qualcosa che dobbiamo ridarle per avere la possibilità di comandare a casa nostra. Cerchiamo di orientare in senso razionale questo tipo di processo, e questo richiede necessariamente essere attenti ed essere anche dialettici, non essere totalmente a quattro di bastoni ogni volta che parla la cosiddetta Europa, che poi sono persone come noi che hanno i loro problemi a casa loro. Scusate, io vorrei sempre far ricordare una cosa banale che voi sapete, ma se non ricordo male, mi ero fatto il calcolo che fra Barrea e Sulmona ci corre lo stesso, in linea d'aria, la stessa distanza che c'è, mi pare, fra Wiesbaden e Francoforte, non lo so. Solo che lì è tutto piatto. Fra Barrea e Sulmona, se non mi ricordo male, ci stanno il Greco e la Genzana, almeno in quelli grossi dove sono stato, più altri piccoletti spicci, insomma, che comunque non ci puoi andare, non c'è un'unica autostrada dritta, a meno che tu non voglia fare un tunnel sotto ogni montagna.
che per carità potrebbe anche essere un'idea, ma dal punto di vista dell'ambiente mi sembrerebbe non esattamente appropriato. Allora, cioè noi abbiamo qui sempre il problema oggettivo di far fare regole, parametri, come dire, specifiche per gli investimenti da persone che vivono in una pianura e noi viviamo in montagna. E questi, quali sono i problemi nostri? Non lo sanno. Già basta arrivare, ve devo dire, a Roma per vedere che non tutto è chiaro. Lì c'è Monte Mario e il sindaco ci vuole fare una teleferica. Sì. Cioè, a me mi viene da ridere, ma insomma, vabbè. Però, insomma, può anche essere un'idea per i turisti. E Monte Mario, quanto saranno? 200 metri, no? Ecco. Qui è tutto un chiudere strutture, ecco, per esempio sono contento di sapere che esistono i fondi per potenziare l'ospedale, questo diciamo ne ero a conoscenza, ma si va in controtendenza. Allora, cercando di chiudere, perché poi io vengo più che altro per imparare, insomma, io vi ho spiegato come ci stiamo organizzando, ci siamo organizzati in modo da avere un ascolto e una proposta costante con i territori e un ascolto e un'interazione costante col centro dell'impero, con Bruxelles, insomma, per capire che cosa arriva, se arriva, che cosa ci si può fare, se ci si può fare qualcosa. Vi sto anche dicendo, come quadro complessivo, che l'Italia ha gestito, secondo me, non benissimo la crisi economica. Se avessimo 3 giorni vi leggerei tutto quello che sta per succedere, no? Cioè, voi sapete che dal 1 luglio abbiamo il limite del contante a 2.000 euro, quando la Banca Centrale Europea dice che 10.000 sarebbe una cosa ragionevole. Poi c'è tutto uno spippolamento di scadenze. Dal 31 agosto sono stati sospesi, è finita la sospensione dei termini di scadenza dei vaglia cambiali, cambiali, dei protesti. Il 16 settembre è terminata la sospensione dei versamenti dell'IVA, dei contributi e delle tenute, per cui chi aveva beneficiato di questa sospensione ha dovuto saldare il 50% o in un'unica soluzione o in 4 rate. Noi chiedevamo l'anno bianco fiscale, ma comunque vabbè. Il 15 ottobre partono 9 milioni di cartelle, non ovviamente in un unico giorno, ma l'Agenzia delle Entrate già ci stanno lavorando. Sono cattivi? No, non sono cattivi. Se la norma è questa e loro non agiscono, la Corte dei Conti li può condannare per danno erariale. Quindi è evidente che il problema è nel manico, cioè nel governo, che evidentemente pensa che questo sia il momento per spremere i cittadini. Il 10 dicembre festeggeremo il mio compleanno insieme con il versamento delle rate della rottamazione TER, che erano in scadenza nel 2020, sono state sospese. Dal 10 dicembre potrete fare questo regalo non a me ma all'erario, riprendendo a pagare la rottamazione TER. Non capisco perché non siamo arrivati al 31 dicembre, forse perché il 31 dicembre succedono tante altre cose, termina il blocco dei licenziamenti, termina la concessione della CIG con causale Covid, termina la concessione di tutta una serie di esoneri contributivi, ma il 31 dicembre è dopodomani. Cioè, come fanno delle aziende che sono state fracassate dalla crisi a riprendere questo tipo di pagamenti? Termina il mitico credito d'imposta al 60% annunciato dal decreto di lancio, che poi, quando l'Agenzia delle Entrate ha dovuto implementarlo, è diventato un credito d'imposta del 9,4% sulle spese per la sanificazione, no? che devono sostenere le imprese. Gli avevano promesso di portare in deduzione il 60% delle spese sostenute, alla fine sono rimasti con il 9,4%. Perché? Perché non erano stati messi soldi sulla norma. La norma era stata annunciata, ma i soldi non erano stati messi. E la stessa cosa vale per tutte le norme di sostegno alla liquidità, perché per esempio tutti i prestiti con garanzia, al netto delle difficoltà che hanno avuto gli imprenditori, e forse qui qualcuno ce n'è nell'ottenerli, va anche saputo che le garanzie non sono state pienamente coperte in bilancio. Vogliono far ereditare ai governi futuri una serie di debiti derivanti dall'escussione di queste garanzie. Però intanto il 1 gennaio partono la nostra plastic tax e la nostra sugar tax, che in altri territori, per esempio in Sicilia, hanno portato aziende,
campo delle bevande a delocalizzare in Albania, così almeno, diciamo, così almeno abbiamo risolto un problema. Anche qui la Coca-Cola di Olicola. E la Coca-Cola di Olicola, certo, che è qua vicino, e suppongo che anche loro, anche se un po' che non li sento, ma suppongo che non saranno molto entusiasti di tutta questa roba. Ma insomma si va avanti così. Noi eravamo per fare delle cose più semplici, però non ci è stato concesso di farlo. Adesso andiamo avanti con serenità. Per me è molto importante il rapporto con i territori, perché noi siamo convinti che nei territori nascerà e crescerà la classe dirigente che ci aiuterà anche a Roma a riprendere in mano il paese. Perché qui chiudo su questa osservazione, rassicurando naturalmente Tiziano sul fatto che, visto che appunto alcune somme sono già stanziate, noi staremo attenti ad evitare che il governo faccia quello che sta facendo da un po' di tempo a questa parte, che dice che ci sono 1.000 miliardi, poi non fa i decreti attuativi, i regolamenti, le circolari, così non li spende e si tiene da parte i soldi per fare bella figura con gli amici europei. Le cose che tu accennavi, oltre a essere cose di buon senso, sono anche cose realizzabili. Noi abbiamo bisogno a Roma di far crescere nei territori persone che ci aiutino non solo in termini di personale politico, ma anche e soprattutto in termini di personale amministrativo. Vi ho detto che noi adesso abbiamo il 17%, ma se avessimo il 71% con un colpo di bacchetta magica, il giorno dopo il 99% dei funzionari sarebbero sempre funzionari messi lì dal PD, che possono essere più o meno leali a una diversa idea di paese e possono invece essere più o meno leali ai loro precedenti in anticausa. Quindi c'è un discorso anche culturale di coinvolgimento di queste persone, ma di selezione anche di professionalità nuove. E Antonio per esempio sa benissimo, essendo un caso in specie, che io cerco di coinvolgere le migliori forze che i territori esprimono in termini di competenza, lui come amministrativista, altri come perché un amministrativista serve sempre in un paese che è governato per DPCM, cioè per atto amministrativo, insomma avere un amministrativista a portata di mano è utile, e cerchiamo di favorire questi percorsi. Quindi ogni comune è importante, ogni provincia che esiste ancora è importante, ed è per quello che ogni comune è importante, perché adesso la provincia è eletta di secondo livello e quindi diciamo servono i comuni per eleggere le province. Ogni regione è importante, e io però sono molto contento di essere stato eletto in questa di regione, e restituisco la linea a Antonio. Grazie. Prima di liberare il senatore Bagnai volevo fare una domanda cattiva, quella del MES, perché tutti ci raccontano in ogni angolo del paese che è convenientissimo, che è una follia non prenderlo, addirittura ci dicono che morirebbe la sanità in questo caso. Oggi Bonaccini questa mattina è uscito dicendo sbrigatevi perché abbiamo bisogno del MES, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Perché non siamo così cattivi che non lo vogliamo? Cioè, allora, qui, vedete, i soldi naturalmente non danno la felicità, come sapete, però è meglio averli che non averli. Ma il principale problema che abbiamo noi in questo paese adesso non è un problema di soldi e non è neanche un problema che abbiamo da adesso. Perché ce l'abbiamo da quando Ludovico il Moro, per risolvere un suo problemino politico interno a Milano, chiamò i francesi in Italia, che da allora più o meno non se ne sono mai andati, nel bene o nel male, insomma, hanno finanziato anche l'unificazione di questo meraviglioso paese, alcuni continuano a vederla male, ma mediamente mi sembra che la vediamo bene, e diciamo così, il coinvolgimento, l'appello allo straniero è in qualche modo nella matrice genetica della nostra politica, d'accordo? E infatti il PD ha sempre avuto bisogno per fare politica di una unione che una volta si chiamava sovietica e adesso si chiama europea,
sono due unioni molto diverse, d'accordo? Per orientamento ideologico, per natura istituzionale. L'Unione Sovietica era uno Stato nazionale, comunista, ma era uno Stato, l'Unione Europea non è uno Stato, è un'istituzione sovranazionale. Ma il punto è che questi vanno sempre a cercare all'esterno un punto d'appoggio per risolvere i loro problemi interni. Nel caso dell'Unione Sovietica era molto facile da spiegarlo, fondamentalmente erano rubli, quindi insomma si capisce, era il problema di trovare i soldi, trovano i soldi. Nel caso dell'Unione Europea è un po' più sottile il gioco che viene fatto, cioè avete fatto caso a che cosa succede quando un governo con Salvini vuole fare una legge di bilancio? Lo spread, i mercati, aiuto, il dissesto della finanza pubblica, la commissione che ti rimanda indietro la legge di bilancio, le agenzie di Reuters, la preoccupazione perché avevano fatto 2,04. E perché avevano fatto 2,04? Perché la Ragioneria Generale dello Stato, nella sua insondabile saggezza, aveva deciso che certe nostre misure costavano tanto, quando si sapeva che sarebbero costate di meno perché erano dei regimi volontari, come per esempio quota 100. Allora ci hanno messo il top del costo, come se, no, per prudenza. Che c'entra questo col MES? C'entra. E che c'entra questo con i fondi europei in generale? C'entra. C'entra perché l'accesso al meccanismo europeo di stabilità, cioè chiedere fondi a questo, chiedere soldi a questo particolare fondo, questa istituzione finanziaria, espone al rischio di essere sostanzialmente commissariati dal punto di vista economico, cioè al rischio di entrare in un cosiddetto programma. Cos'è il programma? Il programma è la Commissione Europea, la Banca Centrale Europea e il Fondo Monetario Internazionale che ti dicono che cosa devi fare. In generale, rivolgersi per il finanziamento all'Unione Europea, dato che nell'Unione Europea il Partito Democratico ha messo le sue menti migliori, insomma, in qualsiasi livello dell'amministrazione, espone ovviamente a ricatto. Cioè, andiamo al governo noi, facciamo la nostra legge di bilancio. Chi è che la esamina a Bruxelles? Un funzionario del PD, non nel senso che è funzionario del PD, che ne so, commissario provinciale o tessera numero uno del PD di Bruxelles. Sì, anche in questo senso in alcuni casi, poi il paese è piccolo, la gente mormora e le cose si sanno, ma nel senso che risponde a un certo tipo di disegno ideologico che è il loro. E allora, questo è il rischio del MES. Vedete, quando oggi il governatore Visco si è sperticato dicendo che questi soldi sono a buon mercato, è un errore non approfittarne, intanto stiamo parlando di una trentina di miliardi che in due aste di titoli di Stato si raccolgono senza poi dover rispondere a nessuno se non agli investitori restituendoglieli, ma facendoci quello che vuole. Ma poi io mi sono ricordato, perché io non sono, diciamo, europeista, cioè unionista, io sono europeo, quindi seguo il dibattito degli altri paesi, di una risposta che un governatore serio, di una banca centrale seria, di un paese serio, che è l'Olanda, visto che la serietà va di moda, no? Prendiamo i soldati alla serietà, bene. Dette a un giornalista quando questo giornalista gli chiese: ma secondo lei è il caso di accedere al MES? E lui rispose molto serenamente: questa risposta non compete a me, sottinteso che sono un tecnico, ma compete alla politica. Allora vedete la differenza di approccio fra paesi dove le istituzioni, diciamo, rispettano i propri ruoli e dove il tecnico fa il tecnico e non ti va a indirizzare, e istituzioni dove, per carità, non sarò certo io a negare a chi che sia il diritto di esprimere la propria opinione, ma è anche un dato di fatto che se tu hai, o comunque i media ti riconoscono, un'autorevolezza che deriva in particolare dal tuo ruolo e la spendi per dare un indirizzo politico, diciamo così che travalichi da una normale e serena grammatica istituzionale. Questa è la mia opinione e quindi ve la dico.
È vero che negli altri paesi non è così. Cioè, negli altri paesi il governatore della banca centrale fa il governatore della banca centrale, arriva dove deve e dove può arrivare, e poi lascia spazio alla politica. Noi qui abbiamo una banca centrale che, diciamo così, vuole essere indipendente dalla politica, ma vuole condizionarla. Ora, l'indipendenza è una relazione bilaterale. Se tu sei indipendente da me, io sono indipendente da te. Quindi non dirmelo quello che devo fare, perché tanto faccio come mi pare. Non so se ci siamo capiti, questo secondo me funziona così. In Olanda funziona così. Allora, io ho questi amanti, diciamo così, dell'Europa a chiacchiere, vorrei dire, ma lo sapete come funziona l'Europa? Funziona come voi state facendo funzionare l'Italia. Quindi, poi, venendo nel concreto, sul tema del costa, non costa, mica costa. Allora, l'unica cosa che sappiamo ad oggi, perché il grande argomento è, siccome quelle sono istituzioni credibili e noi non siamo credibili, allora quelli pagheranno un tasso di interesse più basso. Allora, ad oggi noi non sappiamo quale sarà il tasso di interesse cui questi fondi verranno raccolti, sappiamo solo qual è, diciamo, lo scalino, lo spread che viene aggiunto da questa istituzione per coprire i suoi costi, perché è chiaro che come ogni banca, come ogni istituzione finanziaria ha dei costi. Sarei molto contento se quelli che blaterano i costi della politica andassero a dirci quanto guadagna un direttore del MES, per esempio, anche un direttore di altre istituzioni, perché anche l'alta dirigenza italiana, vabbè, ma non entro in questo adesso. Quindi qualsiasi ragionamento del tipo quella roba lì costa meno, è un ragionamento che in re ipsa non ha senso, anche perché vi devo dire un'altra cosa, che non mi dice nessuno, non so perché, e che un governatore di banca centrale serio dovrebbe ammettere, non dico ripetere ogni volta, ma dovrebbe ammettere. Voi avrete notato che la BCE ha promesso di acquistare prima 700, poi altri 650 miliardi di titoli di Stato, e lo sta facendo, a concorrenza quindi di 1350 miliardi di titoli di Stato. Noi abbiamo fatto un extra deficit di circa 100 miliardi, non dico che andranno tutti a finire lì, però insomma ragionevolmente andranno anche a finire lì. Sapete come funziona quando la banca centrale compra un titolo di Stato di un paese membro dell'Unione Europea? Intanto funziona che parte dei titoli comprati sono acquistati tramite le banche centrali nazionali, quindi parte di questi titoli rimangono in Banca Italia e parte invece vanno a Bruxelles. Gli interessi che vengono pagati dallo Stato su questi titoli alle banche centrali vengono poi in tutto o in parte restituiti dalle banche centrali ai tesori nazionali. Cioè, ve la semplifico, non è esattamente così, ma vi dà il punto di caduta. Il debito collocato presso la banca centrale, cioè sostanzialmente in questo periodo quasi l'integralità del debito pubblico, infatti a tasso zero. Quindi che mi stai dicendo che dandomi in mano al MES guadagno? Raccontami tutta la messa, non la mezza messa, tutta la messa, è compreso il fatto che dato che in questa fase, senza la copertura della BCE, nessuno, né il MES, né il governo italiano, né Alberto Bagnai riesce a prendere un pezzo di carta sul mercato, alla fine di fatto il debito pubblico risulta, per quella quota che va a finire in pancia alle banche centrali, essere a costo zero. Quindi tutti i ragionamenti sulle convenienze relative sono tutti falsati. Allora, se tu mi fai un ragionamento falsato una volta, vabbè, te sei distratto. Se me lo fai una seconda volta, vabbè, non avevi tempo. Se me lo fai una terza volta, vabbè, oggi si parlava di un'altra. Se tu me lo fai sempre, io che devo capire? Devo capire che hai una tua, diciamo così, configurazione di interessi che ti porta a nascondere alcuni fatti contabili, alcuni fatti di contabilità, alcune cose che si leggono nei bilanci delle banche centrali. Io sono sinceramente avvilito nel dover constatare queste cose. Sapete tra l'altro che la Lega aveva presentato a suo tempo e non era riuscita a portare avanti, e adesso capiamo forse meglio perché, dato il tipo di alleati che avevamo, una proposta affinché la governance, in particolare della nostra banca centrale, si adeguasse agli standard europei, cioè venisse selezionata come viene selezionata quella della Bundesbank. Tu mi dici di fare politica, perfetto, allora
nella tua elezione c'è comunque un passaggio politico, dopodiché tu conservi l'indipendenza operativa. Si passa per le Camere con maggioranze qualificate, naturalmente, perché non può essere una maggioranza esigua a scegliere cariche così importanti, ma si restituisce a questo punto un senso, perché non è neanche possibile immaginare che chi ha un'idea di paese debba urtare contro un muro di gomma di chi, occupando cariche estremamente importanti e avendo anche un diritto di tribuna particolarmente prestigioso, continua a, diciamo così, sparare addosso a chi vuole cambiare le cose e a chi vuole andare in Europa con un minimo di autorevolezza. Tutto qui. Grazie.